Sono grata a tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me, per me questo è un grande onore rappresentare il Movimento 5 Stelle nella corsa come candidato presidente, ma è anche un'importante responsabilità non solo nei riguardi del Movimento, nei riguardi della campagna. Affronto questa sfida che è una sfida complicata, resa ancora più complicata dalla crisi drammatica che si è determinata a seguito dell'emergenza Covid, con grande umiltà, rimboccandomi le maniche insieme alla mia squadra e mettendoci da subito al lavoro per la campagna. Non ci siamo in realtà mai fermati, ora più che mai abbiamo ripreso, stiamo incontrando diverse categorie e realtà del mondo sociale e produttivo della campagna, anche per rivedere le nostre proposte alla luce di quello che si è determinato con l'emergenza. Credo che la cosa importante sia farsi trovare pronti e al lavoro per la campagna, perché questi ultimi mesi ci hanno insegnato che lo scenario politico può veramente cambiare e ribaltarsi da un momento all'altro. Quindi noi facciamo il nostro dovere a testa bassa nell'interesse della campagna. Il Movimento 5 Stelle ha un suo candidato presidente, ha una sua lista di candidati già pronta da febbraio, siamo i primi e gli unici e stiamo lavorando per definire il programma, quindi noi siamo già partiti. È chiaro che c'è un'interlocuzione con tanti che appunto mostrano interesse per quello che è il nostro progetto. Ora, che questo si traduca in liste civiche o comunque in un appoggio da parte di persone di valore al Movimento 5 Stelle, io non lo so. Io dico sempre una cosa: se tutti coloro che non si riconoscono nel malgoverno di chi ha già avuto la possibilità di risollevare le sorti della campagna invece le ancora di più affossate appoggiasse il nostro progetto, non basterebbero né 20 né 200 liste per contenerli. Noi puntiamo alla maggioranza dei cittadini campani che la pensa così.